Chi entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti ad esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Il Vangelo di oggi ci dona parole di grande consolazione, ma anche di grande impegno. Con mia grande sorpresa ho scoperto che non molti artisti hanno trattato questo tema, caro soprattutto alle prime rappresentazioni cristiane e paleocristiane. Un esempio della raffigurazione di Cristo come pastore lo troviamo a Ravenna, al mausoleo di Galla Placidia, un mosaico databile circa nella prima metà del V secolo. Osserviamo l'opera. Il paesaggio è rappresentato realisticamente, curato nei dettagli, pur essendo un mosaico curato anche nelle sfumature. Possiamo osservare le rocce, le piante, l'erba. Il cielo di un azzurro tenue è presente una bella sfumatura più intensa verso l'alto, quasi a voler realizzare un piccolo gioco prospettico e donare profondità alla scena. È un mosaico molto naturalistico, reale. Cristo è seduto al centro, su tre pietre, allusione alla Trinità. È giovane, senza barba, vestito di una tunica dorata con un mantello blu. Sono i colori regali, i colori divini. La divinità di Cristo è servire, è amare. Si mostra come il bel pastore che dona la sua vita per le pecore. Infatti vediamo che il suo vincastro ha la forma di una croce. Egli pascola con la forza del suo amore. Sei pecore gli stanno intorno. Notiamo come ciascuna di esse lo guardi. È lui il punto di riferimento. Le pecore conoscono il pastore. E tra l'altro ogni pecora è conosciuta personalmente dal pastore. Sanno che egli le guida, hanno fiducia. Una infatti gli si avvicina per farsi accarezzare. Le mie pecore conoscono la mia voce. È un gesto di grande spontaneità e tenerezza. La mano di Cristo pastore tocca delicatamente il muso della pecora, mentre il suo sguardo continua ad essere alzato. È rappresentato come colui che vigila, che resta attento perché nessun pericolo possa disturbare il suo gregge. Vorrei concludere con una piccola esperienza personale riguardo alla tunica dorata. Andando una volta a Ravenna, nei mosaici mi avevano colpito proprio le tuniche dorate del corteo delle Vergini di Sant'Apollinare e la tunica dorata di questo pastore. Mi chiedevo perché la presenza dell'oro in entrambe, oltre il fatto simbolico che abbiamo detto della regalità e divinità. E mi sono data una risposta, che è questa. L'oro non si corrompe. È il simbolo della fedeltà che dura per sempre. Il bel pastore ha promesso nel Vangelo di oggi che è venuto perché abbiamo la vita e l'abbiamo in abbondanza. Anche nelle vicende oscure, nelle nostre notti, sentiamoci sempre sorretti e guidati. È una promessa basata sulla sua fedeltà, che è per sempre. Fermiamoci oggi davanti a questa immagine e facciamo nostre queste parole. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome.
Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.